Buonasera, siamo qui con degli amici, dei nuovi amici, per presentare una nuova trasmissione che andrà in onda dalla prossima settimana sulla nostra emittente. Siamo qui con Vittorio Di Paolo, Lorenzo Berardi e Andrea De Filippis, che hanno costituito, giunta alle nostre orecchie questa notizia, una radio web. Chi ci vuole dire come si chiama questa radio e i motivi per cui è nata? Allora, la radio si chiama Radio Underground San Salvo e è nata per una questione di diffusione musicale a 360 gradi libera, soprattutto. Gli ascoltatori più che altro sono ragazzi dell'età nostra, della nostra scuola, e ci divertiamo così la sera, andiamo in onda in diretta. La Quindi la scaletta è tutta vostra. scaletta sì, è tutta nostra e diamo spazio anche alle band locali. Qual è la musica che normalmente mettete? Per ognuno differisce o... Differisce anche per ognuno di noi. Ho capito. Quindi ci sono tre DJ, ognuno mette della Sì, musica... però l'onda è rock prevalentemente, quindi. Rock music. Ma fate parte anche di qualche gruppo musicale locale? Io sì. Io Cosa suoni? sono il basso elettrico. Il basso elettrico, da lì è nata. Da quanto tempo questa passione musicale? Ma la passione musicale è un bel po' di anni che Quanti ho anni ha questa prima di passione. Io ho tutto? 18 anni. 18 anni, un bel po' di anni quantifica. Con un 18 anni è difficile pensare, 6-7 anni. No, anche da 15-16 anni sono cominciato a Ah, appassionare proprio quindi di rock, duro, duro. ho capito. E per Andrea, invece, tu cosa metti, che musica metti in Radio Underground? Io faccio prevalentemente gli speciali su gruppi specifici, Quindi approfondimenti, sì, mettiamola così. approfondimenti, serate a tema. E da un po' di tempo sto dando spazio a band locali di San Salvo, anche perché noi due facciamo parte di gruppi Quanti emergenti. gruppi ci sono a San Salvo musicali? Ce ne sono parecchi, poi ci sono quelli che si distinguono per la loro bravura, per la loro fama, altri che rimangono un po' indietro, altri che vanno avanti. Tu fai parte del Upside Io faccio parte degli Upside. Musica. Noi facciamo alternative metal, non tanto pesante, è giusto. Ma normalmente questi gruppi dove si esibiscono? Noi normalmente i gruppi emergenti si esibiscono nei pub, nei bar. E vi portate dietro il vostro pubblico Sì, praticamente. noi abbiamo un pubblico che ci Però segue. avete avuto la necessità di trovare un altro canale. Quindi è nata questa web radio, Sì. che di fatto vi dà la possibilità di mettere musica così come la volete, senza costrizioni pubblicitarie o altro. È così semplice creare una web radio. Bisogna sapere un po' usare il E computer, su così. questo Poi non ci sono problemi, penso. è sempre la passione che ti accompagna a creare queste cose, quindi più uno ci si impegna e meglio ci riesce. La cosa che mi ha lasciato senza parole, conoscendovi e leggendo quello che avevate già scritto nell'intervista che è andata in onda su San Salvo.net, cioè che è andata in onda, che avete dato a San Salvo.net, è il fatto che voi mettiate musica soprattutto dagli anni 70 e 80. Come Sì. mai questo amore? Dovuto a dei genitori che ascoltano musica o una passione che è nata come? Sì, più che altro io l'ho scoperta questa musica grazie ai miei genitori, grazie a quei dischi che sentivo da piccolo in sottofondo a casa. Poi scoprendo, andandola a sentire, ho capito che la musica piaceva anche a me e non solo perché la sentivo È così entrata di dentro sfuggita. Sì. praticamente. Tu che strumento suoni invece, Andrea? Anch'io il basso elettrico. Quindi due bassi abbiamo. Sì. E invece Vittorio, che strumento suoni? Perché Io diciamo che sono la pecora nera del gruppo non sei un perché no, non musicista? suono veramente. Ho iniziato a settembre, però ho dovuto lasciare purtroppo per vari impegni. Diciamo che ho diversi Però la impegni. passione per La la passione per musica la c'è. musica è rimasta ed è sempre quella. Io ho aperto la radio, come ha detto lui, per diffondere la musica, perché la musica, musica con la M maiuscola, sta morendo in quest'ultimo periodo. Cioè, i veri artisti, secondo me, stanno morendo e non si rinnovano. Quindi io ho preso quest'idea, prima creando una mia web radio personale e poi unendomi con loro,
di diffondere la musica, perché ho questa grande passione, quindi farla conoscere ai miei amici e alle persone, tutti coloro che amano la musica. Che musica trasmette? Ma io specialmente metto rock, però nelle mie trasmissioni accetto anche le richieste degli ascoltatori. E la mia musica di solito si basa sugli anni 60, quando nacquero le più grandi band quali i Rolling Stones, Led Zeppelin, i Beatles, i Pink Floyd, passando per gli anni 70 con i primi gruppi hard rock come i Kiss, e poi arrivando agli anni 80, agli anni 90, diciamo anche dei gruppi moderni, se si possono chiamare moderni, come Red Hot Chili Peppers. La cosa che, cioè, tu mi hai detto che quindi comunque accetti anche dediche. Sì. Ed è una cosa che mi ha lasciato senza parole. Di richieste, anche perché abbiamo mezzi telematici che ci consentono di fare qualsiasi cosa. Basta prendere un video da YouTube, postarlo sulla pagina della persona che ti interessa e praticamente la musica, cioè la canzone gliela è già dedicata. Però si sente comunque la necessità di questo tramite. Sì. E che tipo di dediche fanno? Dediche o richieste? Ma, fanno? Ieri sera, per esempio, sono andato in onda, mi è arrivata una ragazza, mi ha richiesto di dedicare un pezzo al fratello che aveva preso il massimo all'esame di genetica. Ho detto: questo pezzo è di tal dei tali per il fratello, e ci congratuliamo sia noi della redazione della radio, sia a tutti gli ascoltatori, si congratulano per l'ottimo risultato raggiunto nell'esame. Benissimo, vedi. Sono contenta. Oppure tra di noi ci facciamo gli scherzi, però ci sta, diciamo. E Lorenzo, perché Radio Underground? Radio Underground perché è un qualcosa che è sotto, è nascosto. Ma non è che è nascosta la radio in sé per sé, è la musica che non è quella che sentiamo tutti i giorni, è anche ciò che facciamo. Come avete sentito, le dediche. Le dediche le facevano le radio libere degli anni 70. Cioè oggi difficilmente sentiamo nelle emittenti nazionali in FM le dediche. Oppure partecipare in contatto diretto con gli ascoltatori. Ed è questo che ci contraddistingue per questo underground, perché non è un qualcosa di tutti i giorni, un qualcosa è particolare, diciamo. Andrea, invece, durante questa intervista avevi espresso il desiderio di fare una trasmissione eventualmente in diretta con allargata anche a più amici. Sì. Perché? Perché più che altro vogliamo mettere... Normalmente trasmettete da soli, a casa immagino, giusto? Sì, normalmente ognuno a casa sua col proprio computer mandiamo in onda questi pezzi, seguendo soltanto un contatto con le persone di tipo in chat. Testuale, sì. In chat, poi se ti manda un messaggino qualcuno sul telefono. Trasmettere invece con i propri amici accanto, con un pubblico accanto, potrebbe far interagire anche loro, far appassionare anche loro a questa diffusione musicale che come facciamo noi. Non avete altri spazi normalmente dove poter comunque condividere determinate cose, anche compresa la musica? Cioè, voi ragazzi, allora io ho 40 anni, poco più, voi ne avete 18. Normalmente dove vi incontrate? In locali? Pub, immagino, visto sì. Che tu mi parlavi di locali. Lì si sente musica, ma musica in qualche modo subita, perché non è che decidete voi la musica che si ascolta in questi posti. Tutto al più la portate, perché voi la suonate, e quindi altri posti non avete dove potervi incontrare, dove poter fare quello che avreste voglia di fare, di fatto le vostre passioni. Per dirmi, dove provate normalmente con i vostri gruppi musicali? Andiamo in delle sale prove a pagamento, private. A pagamento. E quindi, allora, abbiamo detto che la prossima settimana andrà in onda questo nuovo programma che avete voluto chiamare Disco Underground, per rifarvi, per collegarvi comunque a questa web radio che voi avete e portarla in questi studi. E appunto ci sarà presente un pubblico di ragazzi che voi deciderete di portare e interagiremo con musica e anche qualcos'altro, spero, perché comunque è necessario anche parlare, siamo in televisione. E questa cosa, ne avete parlato con i vostri amici, avete fatto reso noto a questa cosa, come l'hanno presa? Sono molto curiosi di scoprire questo nuovo modo di comunicare la musica in studio, perché fino ad ora l'hanno sentita soltanto in radio, ognuno da casa sua con il computer, e
vedere che un suo amico fa una trasmissione televisiva di quello che può piace essere, a lui. Può essere divertente comunque. Sì, può essere divertente sia venire qui e partecipare, sia interagire, dire la sua. Allora, io vi invito. Vi invito in che senso? Vi invito. Questo è uno spazio che questa televisione, una televisione fortemente territoriale, parla del territorio, parla delle cose belle che accadono su questo territorio e anche brutte. Voi siete una cosa bella che sta accadendo su questo territorio, avete avuto una bella idea, la possibilità di esprimervi ulteriormente con questo mezzo penso che sia una possibilità di non poco conto, quindi io vi invito a esprimervi al meglio e di allargare la voce a quante più persone conosciate. E fate sapere che c'è questo spazio che potete sfruttare per far sentire, per far conoscere le passioni che possono avere dei diciottenni e per far sapere quali disagi possono avere dei diciottenni. E soprattutto fate ascoltare tanta, tanta bella musica, perché a mio avviso la musica può essere di grosso sprono, soprattutto, e è anche molto, molto, può molto aiutare anche l'animo, quindi... Complimenti ancora, vi saluto e vi do appuntamento la prossima settimana con Disco Underground, con Andrea, Lorenzo e Vittorio. Grazie ancora e buona serata.